questo testo di legge, che può essere più o meno condiviso, abbiano la volontà di chiedere questo accantonamento, perché questo punto è dirimente, stravolge il metodo, e non vorrei che fosse più un accordo di amministrazione che politico, stravolge il metodo di proroga delle missioni, che in questo senso, al netto delle valutazioni, e concludo, di SEL sulla opportunità o meno di avere una legge, ma con questo impianto una missione internazionale ha un termine preciso, e la proroga è dirimente da un punto di vista di quelle sono le informazioni che vengono date al Parlamento. Togliere questo come atto di scelta del Parlamento se prorogarla o meno è per me una cosa che la bilancia non si poteva permettere di fare. Grazie. La ringrazio. È stata formulata una richiesta di accantonamento. Chiedo al relatore il parere. Io sono contrario all'accantonamento. Il relatore è contrario. Collega Duranti, se è sul merito non la posso far intervenire finché non decidiamo se è accantonato oppure no, perché a questo punto io darò un intervento a favore e uno contro sull'accantonamento e poi votiamo. Palese chiede di intervenire contro o a favore sull'accantonamento? Contro. Contro l'accantonamento, prego. Sì, grazie Presidente. Contro l'accantonamento perché è un non dovere sacrosanto del rispetto all'articolo 81 della Costituzione. La Commissione Bilancio fa l'istruttoria, cioè se questo c'è un divieto assoluto non dovremmo neanche discutere, cioè, indipendentemente dal merito della legge o meno. C'è proprio un vizio, una contestazione, cioè formale nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi io penso che l'accantonamento sia superfluo, indipendentemente da quale merito esprime il collega. Grazie. Frusone a favore? Chiede di intervenire a favore dell'accantonamento? Prego. Grazie Presidente, io capisco che le modalità sono un po' particolari e si parla di un parere della Commissione Bilancio, ma è anche vero che questo parere ancora c'è stato presentato questa mattina prima di entrare qui alle 10.29, alle 10.30 iniziava l'aula. Noi almeno per capire l'iter, qua si parla poi di iter procedurale, se fosse una